Dopo il buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o ben ritrovati in un nuovo video, appunto importantissimo per quelle che sono le nostre aspettative per il futuro di Fortnite, anche se ci sono luci ed ombre, ma adesso ne parliamo un attimino. Però questo è un video registrato in fretta e furia perché oggi ragazzi è il day one di Tears of the Kingdom, il gioco che, cioè proprio aspetto di più di qualsiasi gioco che sia mai esistito, ok? Forse è stato uno dei giochi che ho aspettato di più nella mia vita, quindi oggi, come sapete, insomma, sarò a fare ben altro, come vi ho annunciato su Instagram, poi ve l'ho messo anche nei post community, seguitemi su Instagram, dalle 15 per tutto il weekend sarò a giocare a Zelda e verranno caricate molte clip sul canale, quindi questo fine settimana non parleremo tanto di Fortnite, se ne riparlerà nella prossima in cui ci saranno delle novità importantissime anche per quel che riguarda il Creative Universe, state sintonizzati, per cui era solo per dirvi che se mi vedrete meno in questi giorni, sicuramente se accendete Twitch io sono lì dalle 15 tutti i giorni e vi ritroverete sul canale un sacco di clip. Ciò detto, abbiamo due argomenti importanti, uno estetico su una skin che credo attendessero in molti, io sinceramente non conosco neanche il personaggio, ne parliamo tra un attimo, e ovviamente la questione dell'evento che riciccia fuori con alcuni dubbi e altre certezze, quindi ci sono delle cose da dire e probabilmente possiamo un attimino gioire, tirare quel sospiro di sollievo rispetto alle considerazioni che abbiamo fatto ormai una settimana fa, credo possiamo definire che Epic non è impazzita, questa è solo una cosa buona. Però prima mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate tutti quanti un bellissimo like, nel negozio oggetti shoppate con il codice Lelex, mi raccomando. Sì, c'ho ancora sta voce super nasale ragazzi, non passerà mai, è sempre così, quando mi influenzo non è tanto la durata della febbre quanto poi sta voce orribile, mi perdonerete purtroppo. Allora, non perdiamo tempo, che nessuno di noi qui ha da perdere tempo, quindi andiamo veloci. Black Goku, allora io credo si chiami così, non m'ammazzate raga, nel senso che super non l'ho visto, mi sembrava Tarless vedendolo, tipo ho detto ma cos'è sto coso, perché io so fino a Z, ok, Dragon Ball poi non l'ho visto più, per me dopo Super Kid data assoluta, non che prima, addio, però capito, e quindi non l'ho mai guardato, so che è tipo un personaggio molto amato, Black Goku, boh, sarà tipo il Goku di un altro universo, me lo spiegherete voi, non è così importante, quello che è importante è che arriva su Fortnite, in realtà dovrebbe arrivare a breve da quello che ho capito, perché è tipo stato spoilerato addirittura in una schermata della PlayStation, capitano ogni tanto sti licchini che ti avvisano prima di skin annunciate o di skin non ancora annunciate per essere precisi, quindi arriverà la skin di Black Goku. Ok, siamo contenti, bella lì. Faccio una riflessione solo al volo, questo sarebbe il secondo pack di Dragon Ball dopo, no in realtà è il terzo se consideriamo Gohan e Piccolo, quindi boh, mi aspetto che poi tutti gli anime che sono arrivati su Fortnite ricevano dei pacchetti aggiuntivi, questo perché? Perché in tanti di voi siete rimasti scottati dall'assenza di Armin, che in effetti è stata anche strana perché solitamente Fortnite mette 4 skin, qua invece ce n'erano solo 3, quindi quello che io vi voglio dire è potenzialmente ragazzi arriverà qualcos'altro per OT, credo, penso, spero, non lo so, però ecco, secondo me non è finita qua, soprattutto se consideriamo che comunque la prossima, il finale vero e proprio della stagione avverrà verso fine anno, se non erro, giusto? Quando finalmente recupererò sta quarta stagione, perché è stata talmente tanto frammentata che ho mollato, vi dico la verità, quindi secondo me se state aspettando delle skin in più per OT, ma anche MHK a sto punto, probabilmente avrete qualcosa, perché come vedete ricicciano fuori queste collab, come Naruto ha avuto un secondo pack, anche qui potremmo avere delle cose simili, per cui secondo me raga non c'è da disperare. Questione evento, allora non abbiamo, allora ragazzi se voi vi aspettate che io sia qui a dirvi al 100% c'è l'evento, no. Secondo me la verità la sapremo martedì, quando ci sarà la prossima e ultima patch, e questo è un altro punto che forse dobbiamo discutere, perché sì, la prossima patch che esce martedì prossimo è l'ultima della stagione. Di nuovo Epic balza 2 settimane, quindi ci fa 28 giorni filati, e cioè raga, io non ho niente da dire, questa stagione è stata disastrosa dal punto di vista degli appuntamenti mancati, e se guardiamo invece a quelli presi da appuntamenti noterete che sono solo le collab, il che è francamente agghiacciante per una season che, devo dire, aveva uno dei temi più fighi e forti, forse anche realizzati meglio di tutto Fortnite, se posso.
certo, qualcuno potrebbe dire fa tanto stagione 9 capitolo 1. Sì, è vero, certo, non è che, diciamo, le tematiche a un certo punto esauriscono, siamo alla 24esima, tipo, se non erro, stagione di Fortnite, quindi è anche normale volendo. Però quello che volevo dire è che sono un po' scoraggiato da, insomma, da come Epic sta facendo certe mosse, da queste attese infinite, eccetera. Però, Scina, che in realtà citava altri leaker, lo vedrete sicuramente nel tweet a schermo, scusate la prescia con questo fasto video, ma c'ho Tears of the Kingdom scaricato qua a sinistra e sto aspettando che arrivino le 15, raga, sto in lacrime, ok? Ecco, Scina ha detto che probabilmente ci sarà un evento. Perché? Perché Epic sta lavorando ad una modalità chiamata Durian, ok? Quindi non è scritto da nessuna parte che sia per forza una modalità evento, però solitamente le ultime modalità a cui ha lavorato Epic sono proprio gli eventi, cioè non è da un pezzo che non facciamo The Floris Lava, ok? O modalità aggiuntive di quel tipo. Inoltre, non vorrei dire una minchiata, però se non sbaglio sono sempre nomi di frutti sono sempre nomi di frutti, nome degli eventi. No, come vi avevo spiegato, se non erro, in un watching, ma non mi ricordo quale, i nomi che vengono dati agli eventi sono i nomi di quello che i dipendenti Epic hanno mangiato il giorno che si sono messi a lavorare all'evento. È strano che si siano messi a mangiare dei durian, non è proprio, diciamo, l'alimento che ti viene in mente per un pranzo o una cena, però può essere successo, se qualcuno è impazzito, hanno mangiato un durian. Che poi il durian è quel frutto che ha un odore talmente pungente che tipo in Cina è vietato portarselo in giro, una roba del genere, da quello che mi ricordo, ha un sapore terrificante, quindi non è proprio, ecco, un frutto che dici, ah beh, sarà un bel evento. E aggiungiamo degli altri dubbi. Allora, il primo è che in teoria è un evento come li abbiamo conosciuti nell'ultimo periodo, cioè ha all'interno un altro nome in codice che è Night. Solitamente questo Night si associa al downtime che avviene a fine evento, che solitamente viene chiamato Night Night, cioè quel momento in cui l'evento finisce, c'è la schermata che ti dice torna domani, che si scarica la patch. Insomma, l'avete visto mille volte, ci siamo stati, avete fatto qualche evento anche con me. Nota su cui fondamentalmente non c'è un accordo ancora, nonostante ho visto una certa sicumera dei gruppi Telegram, ma lo sapete, ragazzi, cioè nel senso i gruppi Telegram valgono come il due dei bastoni quando comanda coppe, per fare tipo un paragone a briscola, nel senso che non contano nulla, sono canali di riporto, l'ho già detto mille volte sto discorso, quindi se non vedo le fonti, e io mi baso solo su Twitter che sono le fonti di questi gruppi stessi, non mi fido. E andando a vedere su Twitter, in realtà ho visto c'è un po' di confusione attualmente, forse magari nei prossimi giorni avremo più chiarezza da questo punto di vista, perché alcuni dicono sì, è fatto con UFN, altri no, non è fatto con UFN, e c'è chi dice però UFN può fare tante cose, c'è chi invece dice fa schifo. Questo è un argomento su cui non entro oggi perché non ho voglia di fare un video troppo lungo al giorno d'oggi, però vi dico che ancora su questo argomento mi sembra che per ora non ci sia alcuna certezza. Come sempre faccio solo un riassunto perché sono io, ok, quindi ne devo parlare di sta cosa, lo dico. Allora, secondo me UFN ha dimostrato con le mappe che avete visto all'interno delle demo che ha creato Epic quando è uscita Creativa 2.0 che può dare molto di più di quanto Frattura abbia fatto schifo, certamente, però livelli raggiunti come quello di collisione, come, non lo so, cieli di fuoco o altri, ok? Quelli sono irraggiungibili da qualsiasi mezzo che UFN mette a disposizione, proprio perché, raga, un conto è essere una casa di sviluppo, un conto è essere un tool per creare videogiochi, cioè capite che Epic è più UFN ogni volta che crea le cose, e quindi sarebbe bello se loro tornassero a utilizzare insomma i loro mezzi. E soprattutto secondo me ci sta perché UFN ormai è stato lanciato, più o meno abbiamo capito dove si può arrivare, a meno che non debbano promuovere il prossimo step, perché sapete che ora è in beta, io tenderei a fare gli eventi come Cristo comanda, come sanno fare sempre, quindi ho abbastanza fiducia che Epic lo farà normalmente, però non lo so. La paura è che magari per risparmiare a livello di energia creativo, perché ovviamente neanche ve lo sto a dire, farlo UFN per un'azienda come Epic è molto più semplice, ok? Ci investi molte meno risorse e tempo. Ecco, quello un po' mi fa paura. Dall'altra parte vedo che comunque, cioè, ok, è un bel po', cioè, se guardiamo la cronologia, ok?
togliamo di mezzo frattura, è un anno che non abbiamo eventi fatti da Epic, e su, e dai, per favore. Quindi spero di aver riacceso una speranza in voi stasera, o oggi pomeriggio, quando guarderete il video, ma sappiate che l'unica speranza è che mi veniate a trovare su Twitch, perché sto giocando a forse il gioco più bello di questi ultimi 10 anni, non lo so, ancora non l'ho provato, però ragazzi io sono in brodo, cioè... Quando io vi dico che amo i videogiochi, ecco, vedermi giocare a Zelda potrebbe essere la pietra tombale sul discorso che fate. Ah, sei... Com'è? Com'è che mi dite tipo che sono tipo freddo, no? Che non amo le cose. Sì, venite a vedere, dai. Per i giochi che se lo meritano, ragazzi, io impazzisco. Ma magari farà schifo. Riserviamoci sempre questo. Ovviamente non farà schifo, perché quello che abbiamo visto già è da lacrimare copiosamente. Però, appunto, Zelda, raga, su Twitch tutti i giorni questo weekend alle 15 a spaccarsi. Riceverete tantissime clip sul canale. Credo che diventerà un monotematico Zelda per qualche giorno questo canale. E la cosa mi dispiace? Assolutamente no. Quindi, ciao ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Statemi benissimo. Ciao!